Buongiorno fanciulle e fanciulli, iniziamo subito con il rumore del bus che passa puntuale. Avevo appena cliccato sul tasto ripresa e ho sentito arrivare la coda dell'orecchio, non dell'occhio, il bus. Vabbè, la corriera. Detto questo, prepariamo il nostro video selezionando prima le carte, poi devo rompervi un attimo le scatole. Ma una cosa breve breve. Passato, presente, futuro. Allora, ragazzi, la community e ragazze funziona un pochino come il diario, intendo un po' come Facebook, si condividono cose che possono piacere, cose che si vuole diffondere, canzoni belle, poesie, foto, ma per favore non fate l'errore di pensare che sia un modo per comunicare con qualcuno nello specifico e mandare messaggi in codice, perché io già avevo smesso di commentare e mettere like. Vorrei lasciare i commenti perché mi piace interagire con voi e leggervi. Poi però mi trovo nella condizione di dover dare le spiegazioni e le spiegazioni diventano sempre scomode, parole, quasi con il tono del rimprovero. Ma non è così, ma come faccio ad arginare la piena che dilaga ormai, con deduzioni sbagliate da premesse che non ci sono? La foto della piuma è la foto di una piuma. Letteralmente banale, è una piuma per terra, su delle foglie secche con dei fiorellini carini. E la maggior parte lo ha capito. Poi, voi ci volete vedere l'angelo, il piccione, il gabbiano perché è una piuma grande? Fate come vi pare, ma io non ho mai messo quella foto per affermare che parlo con gli angeli, anche perché io cerco di parlare, non so cosa sia successo, con meno persone possibili, di ritagliarmi al di fuori del lavoro e di altre situazioni il silenzio e la pace. Per me quella piuma era leopardi in quel momento, se vi interessa sapere come mai. L'ho fotografata ed era l'album di Renato Zero. Questa è l'unica cosa, la sincronicità, un album che si chiama La curva dell'angelo di cui vi ho condiviso la canzone. Svegliatevi poeti. Svegliatevi poeti, sì. Anche perché sto scrivendo in questo periodo e quindi per me quella canzone era una sorta di, come dire, era motivazionale questa mattina. La foto di Piazza di Spagna, non sono io la ragazza della foto, cioè se io voglio farmi conoscere da voi, mi mostro, a parte che io ho i tatuaggi, la ragazza non ha i tatuaggi, quella è l'unica cosa che vedete dai video, cioè, già lì lo avreste capito. Ma io sono, diciamo, il personaggio fuori da tutta la scena che scatta la foto a colui che scatta la foto alla coppia e a Piazza di Spagna. Da lì ho letto storie interessanti, carine, ma deduzioni che non hanno nulla a che vedere, anzi, induzioni che non hanno nulla a che vedere con la mia vita. Cioè, né io uso la community per mandare messaggi in codice per l'appunto. E quindi vi pregherei di vivere quell'angolino nostro, come poi fa la maggior parte di voi, con leggerezza. L'ironia ha una forma di intelligenza, da parte mia e da parte vostra, ed è bella. E non è però confidenza e non è amicizia intesa come ci frequentiamo, perché è ovvio che non abbiamo questa possibilità di condivisione, quella della vita di tutti i giorni. Quindi, come dire, io mi trovo anche in difficoltà nel gestire i messaggi, perché io non posso stare nelle vostre teste, mi dispiace che vengano fuori mondi e mi dispiace doverli contraddire, doverli spiegare, però pare che sia necessario. In quanto se le premesse sono sbagliate e si sta costruendo una casa da quelle premesse, poi tutto il resto diventa ancora più pericolante e pericoloso. Perché io non vi conosco, voi non mi conoscete. Potremmo essere persone tranquillissime come persone non tranquillissime. Quindi tutto ciò che poi si vive interiormente come stato d'animo alimenta una percezione della realtà alterata che porta anche a comportamenti che non sono normali. Normali intesi come giustificati da una normalità, da una concretezza, da una realtà. Quindi fate del male a voi, mi faccio del male a me, mi faccio del male a me orribile con questo rafforzativo. Quindi semplicemente ragazzi, ragazze, tranquilli, cioè prendetelo come un momento ludico. Adesso ad esempio andiamo a vedere quale messaggio ci vogliono dare le carte, nel passato, presente e futuro. Poi, se sarà un problema, elimineremo i commenti e chi vorrà seguirà semplicemente il canale. Chi no, non lo posso obbligare. Allora, nel passato abbiamo tentato di iniziare un qualcosa che non dipendeva però solo da noi. Può riguardare il lavoro, può riguardare qualcosa come aspetto artistico della nostra vita o anche una relazione. In fondo, questa carta
che fa pensare tanto ad un colloquio. Nella sua gestualità rappresenta e ci propone due persone unite da un elemento terzo che fa un po' da ponte, in questo caso il lavoro, dove chi si offre si presenta, porta il suo curriculum e quindi parla di sé, si descrive e vuole quel lavoro perché corrisponde alle sue necessità e alle sue aspirazioni. L'altro individuo, colui che sta, diciamo, tenendo il colloquio, in realtà ascolta e sceglierà quella persona proprio in base alle sue competenze perché risponde a ciò di cui ha bisogno. Quindi queste due persone che non si conoscono stanno legando e si stanno avvicinando l'una all'altra proprio per questo fattore terzo, un elemento in comune che ha fatto sì che le loro vite si incrociassero. In più sembra quasi una cosa destinata. Perché? Perché sono due esistenze che si sono formate nel corso del tempo e nel corso del tempo hanno sedimentato le loro caratteristiche e sono proprio queste caratteristiche che hanno portato questa donna ad avere un certo tipo di formazione e questo uomo ad avere un certo tipo di offerta per quanto riguarda il lavoro che può dare, quindi anche di passioni e di interessi. Quindi questa coppia che si avvicina, che si incontra e si conosce, se il colloquio va a buon fine è perché i due personaggi si incastrano bene, ma già dall'inizio, questa è la cosa molto importante. Quindi vuol dire che nel passato avete avuto modo di incontrare qualcuno con il quale avevate in comune delle passioni e degli interessi, c'è stato un avvicinamento, questo avvicinamento ha funzionato bene, probabilmente siete state selezionate o siete state se stati selezionati, ora vediamo con la carta del presente, per altri invece in questo passato la selezione non è andata, quindi avevate comunque avvicinato qualcuno che a voi interessava fortemente. Quindi l'incontro comunque c'è stato in entrambi i casi, qualunque sia stata la situazione che poi ne è conseguita. Firma del contratto oppure le faremo sapere. Nel presente come stiamo? Stiamo scegliendo. Allora, nel presente ci troviamo nella condizione di avere dei dubbi. Quello che prima sembrava l'unico contesto auspicabile verso il quale andavano tutti i nostri desideri e anche le nostre ambizioni, dal quale abbiamo tratto molto e per il quale abbiamo forse lottato anche più di quanto avremmo fatto in altri settori della nostra vita. Abbiamo giocato tutto per essere scelti e per vincere la concorrenza. Nell'oggi però è arrivato qualcuno. Ora, a meno che questa situazione sia chiusa o non ha avuto un esito positivo, l'oggi vi sta proponendo delle nuove conoscenze. E queste nuove conoscenze vi danno nuovamente una dinamica dove c'è qualcuno al di là di una scrivania o di un bancone che vi sta osservando, vi seleziona, vi sceglie sulla base di un vostro aspetto, vostri atteggiamenti. Ma voi avete imparato tanto dal passato, avete maturato nuove idee, nuove consapevolezze e avete imparato anche a pretendere e scegliere. Quindi aggiustiamo il tiro in corsa, perché le carte ci aiutano a comprendere quelle che precedono, anche quelle che precedono l'ultima carta, anche in base appunto all'ultima carta uscita. Qui c'è una donna molto più sveglia, molto più attenta, molto più ambiziosa e anche molto più selettiva, che ha anche molte più opportunità e possibilità, quindi non si deve accontentare. Che si tratti di lavoro, di interessi, hobby personali, qualsiasi settore della vita, che si tratti d'amore, nel passato può essere andato a buon fine o non è andato a buon fine, voi siete stati un pochino costretti anche dal non avere totalmente fiducia in voi e dall'accontentarvi. È vero che questa situazione vi interessava molto, però voi eravate anche un po' autosabotatori della vostra persona, perché non convinti al 100% delle vostre potenzialità. Quindi, fin quando si hanno ambizioni basse, ci si accontenta anche. In questo caso le ambizioni sono più alte, le ambizioni sono di più, c'è più fiducia in se stessi e nel presente potete proprio scegliere. Quindi siete nella condizione di poter addirittura optare. Cosa vi porterà quindi il futuro? Lasciare alle spalle tutto ciò che non funziona, tutto ciò che non va. Guardate, c'è un elemento di queste tre carte che è fondamentale più di tutte le mie parole. Questo muro di delimitazione,
questa scrivania, questo bancone e questa balaustra qui, questo elemento architettonico. Un uomo da quella parte e una donna da quest'altra. Una donna seduta che ascolta, una donna che si alza e che osserva e sceglie, una donna che decide di allontanarsi perché magari la situazione non le piace e non è un qualcosa di positivo per lei. Quindi anche il coraggio di dire di no. Allora, facciamola ancora più particolare la lettura. Il messaggio unico di queste tre carte è molto semplice. Nell'arco del tempo siete cresciute, cresciuti, avete maturato una maggiore consapevolezza, avete iniziato ad amarvi di più, avete anche imparato a difendere di più la vostra persona, la vostra dignità e avete capito che potete ambire, non vi dovete accontentare. Ambire non vuol dire pretendere senza meritare, formarsi, avere le caratteristiche giuste, ma potete chiedere più di quello che vi è stato offerto fino a poco tempo fa. Non essere in una posizione di soggezione né sudditanza, avere il coraggio di alzarvi e anche di esprimervi e dire di no. Quindi non dover dire necessariamente sì per bisogno, dire di no se questa cosa non vi appartiene. Prima voi e poi ciò che vi descrive e non piegare la vostra persona a ciò che pensate essere necessario, perché altrimenti nulla, perché altrimenti non altro.